Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale in questo nuovissimo video di Yu-Gi-Oh! Oggi vedrete il duello al meglio di 3 contro il vincitore del torneo di Yu-Gi-Oh! Che ho organizzato sul mio server Discord, che è Imeie. Questo è un estratto live, se volete vedere il duello completo troverete il link del mio canale Twitch in descrizione e la live che potrete rivedere integralmente. Vi auguro una buona visione, ringrazio ancora Imeie per aver partecipato, il suo canale YouTube lo trovate in descrizione. Buona visione! Ok, ci siamo. Aspetta, devo mettere il mio mazzo, però avevo ancora selezionato il tuo. Ok, buona fortuna. Vediamo un po'. Tanto se... Mirror match sarà sicuramente interessante. Si comincia abbastanza bene. Inizia per primo che con Tana va benissimo. Direi che puoi andare. Allora, posizioniamo. Ma dai, va benissimo come mano. Ah, aspetta, non stai giocando da... Ah no, sì, giochi da... Ah, ok. Sì, sì, la uso, io questo deck l'ho fatto proprio come se fosse più simile a quello, no, più simile no, però anche perché ho delle carte tipo Pot of Extravagance che non ho dal vivo, però piuttosto che mettere una Sepoltura Shock ho messo questo qua che dal vivo ce l'ho. Andrei di questo. Oh, ok, va bene. Per fortuna me la cavo comunque, almeno quello. Aiuto, ho paura. Allora, intanto attivo questa. Ecco. Oddio, lo devo immaginare. Sì, ah, pure Lilith, mannaggia. Valutiamo un attimo che trappole possono servire. Lascio al caso. Avrei potuto spero mettere... Spero di esca il virus. Avrei potuto mettere il 3x di Back to the Front, però ho voluto lasciare un po' al caso la scelta. Ma ci sta, alla fine questo deck si gioca così. Ah, sì, ma limitata te la trovi. Brutto. Hai visto? Ok, dai, un segnalino lì che mi protegge, via. Allora, tu, se c'hai il virus, in realtà da questo punto non puoi fare nulla. Se c'hai Back to the Front, sì. Che bello, è lo pro che ti chiede 200 volte... Sì, vuoi concatenare una carta? Ho fatto una stupidata, mi sono dimenticato di un... Madò, che stupido che sono. lascia perdere, vabbè, fa niente, pazienza. Bello che si attivano tutte e due le dane dell'oscurità. Io a quest'ora c'avrei tipo 5 token, tipo 6 token. Guarda, sono fortunato, sto giro sono fortunato, esatto. Pure Diabolos, ok, ecco, l'ho pescato, ma non sai che fortuna. Diabolos è un gran problema per il discorso che avevamo fatto prima, non può essere tributato. Non hai carte in mano, purtroppo. Ok, vediamo che mi attacchi qua. Lei ci sta, infatti. Però io non penso forza. Che la difenderò. No, non voglio controllare il terreno. Controlliamo il terreno. Ok, dai. Ho fatto quell'errore, però mi sono ripreso. Che poi spiegami che cosa dovrebbe significare. Ma controllare il terreno 3 volte. Ok, quindi doppio segnalino? Ah, no, sì, doppio segnalino perché c'ho più infatti. Sì. Buono, bene, ho pescato bene anch'io. Facciamo così. No. Per fortuna sono stato fortunato. Oh no, Veiler, veramente. Io il mio deck l'ho fatto proprio versione... Comunque ho carte che non ho dal vivo, però ho cercato di basarmi il più possibile su come ce l'ho dal vivo. Quindi infatti il mio mazzo si basa solo sul... Io non voglio evocare dall'extra. Ce li ho nell'extra, però se posso uso solo Diabolos. Come no, se... ma ci sta. Come solo se fosse che dal vivo. Quel Veiler lì mi crea un sacco di problemi. Facciamo così. Non ho Ash dal vivo, mettiamo Veiler, un'altra Entrap, va bene comunque. Che comunque è forte Veiler alla fine, cioè... Ah, in realtà Veiler non è malissimo. Esatto. Veiler, cioè... non è malissimo. No, Border Sword. Ah. Eh sì, mo speriamo che mi faccia attivare l'effetto, perché sennò... Ok, perfetto. Porca miseria. Cioè, si è attivato perché ho tributato un tuo mostro. Esatto. Non ci ho neanche pensato io in realtà, però meno male che il gioco ti avvisa. Aspetta, allora... Ok, mi ha salvato questa cosa. Va bene, dai, non è un TK, ma bene uguale. Sei 300 life points. Ai. Ovviamente io sfido il vincitore del torneo, che contro cui non ho mai possibilità, però... No, vabbè, dai. Sempre bello, è di tradizione ormai, ho sempre sfidato il vincitore tutte le volte. In realtà se non avessi giocato Boresword sarei stato molto in difficoltà contro quel Diabolos lì. Qua mi devo arrendere, GG. Boresword era l'unico out che c'avevo a Diabolos.
Allora, io non gioco side perché sono pigro e non ho voglia di farlo, quindi side No, dai, occupa. non lo faccio neanche io, No, non ma ti se vuoi preoccupare. farlo, tranquillo. Oh, meno male. Allora, il primo duello vinto da Inmei, vediamo il secondo. Allora, sicuramente per chi fosse arrivato ora su YouTube troverete sia la spiegazione della lista e magari qualche pezzo dei duelli, perché sennò durerebbe troppo. E chi vuole se lo viene a riprendere qua in live il duello completo. Pot of Extravagance, cominciamo subito. Io ovviamente non mi interessa minimamente dell'extra perché mi baso Io ti sul dico main. no. Ok. No, non ci credo. Mono Ash, io Ash la gioco in 1 per contro Mono Gold by the Grave. Esatto. Proprio ora, nel momento perfetto mi è arrivata Colled. Purtroppo non ho una mano buonissima. Kilto è l'uovo di Pasqua di Yu-Gi-Oh! Esistono? Uova di Pasqua della Konami. Attiviamo. O lasciare al caso come prima o scelgo. Sai che ho già capito, hai un virus, non so quale, ma hai un virus. No, no, niente caso stavolta, via. Thanks to the sponsor, va bene. Chissà cosa sceglierai. Benissimo, si passa. Te non hai idea di cosa hai in mano adesso. Porca miseria. Ok. Segnalino, mi copre per qualcosina. Però tu in mano che ti sei con due carte? Se passi, non so cosa tu abbia in No, mano, voglio provare una mossa un po', cioè perché non mi sembra che tu abbia Diabolos, quindi a meno che non peschi Arima e Diabolos adesso. ma. Se l'avessi avuto l'avrei evocato, in effetti, sì. Quindi dei virus non mi sto preoccupando, mi devo preoccupare più che altro delle carte che però e allora. Benissimo, va bene, va bene. Oh no, ah, Eccolo qua, tremendo. Diabolos. Facciamo così. Back to the front. Lilith. Con Lilith offriamo il segnalino. Ci prendiamo una bella trappola. Altro back to the front e ballista squad. Sì. Ok. Ok. Evochiamo Diabolos dal cimitero. Easy. Andiamo in battle phase 3000. Cioè, dovrei riuscire a farteli. Poi non lo so. Dissolvitore da battaglia. Ok, va bene. Nel dubbio lo faccio. Lo faccio, lo faccio. Mostro Ok, bene. quindi. Due Lilith e hai tre magie in mano. Due delle quali sono super poli. Problematiche. E so già cosa fare quindi adesso. Eccoti qua. Benissimo, Ok. bene, bene, Un altro danno dell'oscurità. Apparentemente sto facendo il gioco delle coppie. Doppia Lilith, doppia danno dell'oscurità, doppia superpolimerizzazione. Skillto spia le carte. No, no, no. Ho attivato il virus che permette di vedere tutta la mano. Però io Praticamente sei tu che stai sniperando me adesso. legalmente, però. Allora, attiviamo Lilith. Offro il segnalino. Poi ci prendiamo. Sai già cosa mi prendo. Purtroppo sì. A Eh sì, qua no, non puoi salvarti. questo punto l'unica cosa che posso fare Si evoca Diabolos, che ho offerto il turno prima, quindi si è. Quanto rievoca. dura, non puoi attivarlo adesso, quindi io vado di super Purtroppo no, poli qua. questo è. Scatto. Cioè, me l'aspettavo, però. Era inevitabile. esatto, non potevo fare altro. No, che sto facendo? C'è il virus. È finita. Aspetta. C'è comunque il virus, quindi me lo tributi, maledizione. Vabbè, io qua non posso far molto. E io qua posso solamente attaccare. Ti lascio attaccare. Arriviamo a 5000 pari. Allora, devo riuscire a evocare due Diabolos. O per arrivare a Due 5000. diavolo. Vabbè, ma in realtà già così. Ah, va bene. 5.000, 5.000. Ma qui penso che. Vai pure. 295 follower. Io penso che farò direttamente così. No! Ok. Ok, 1-1. Si fa interessante. Ultimo duello. Che Dai, fa. un bel mirror di danno dell'oscurità. Non poteva che non iniziare con 1-1. Bello, bello. Mirror match sono sempre particolari. Vediamo se questa carta Scarno. mi ripaga contro di te oppure no. La mano non è male, ma non ho tanta oscurità. Quindi te lo dico perché vedrai che non la gioco. Quindi facciamo semplicemente così. Ah, giusto, l'effetto di Skarm. Meno male che c'è il simulatore, non me lo stavo Esatto, dimenticando. alcune volte aiuta un botto, sì. Vabbè, qui Non mi è mai capitata così tante qui volte. stavolta. Ah, col bagliere un'altra volta non lo accetto, eh. No, no, Ash, è vero che è Ash, che stupido. L'ho vista anche prima. Dai, ti ridò 1000 dei life points dei 2000 che hai perso. Ti faccio un Ok, favore. ti ringrazio. Benissimo. Ok. Oh, eccola qua. Tana dell'oscurità, benissimo. Va bene, dai, Lilith. Ah, ok. Qua, Ovviamente perso. Diabolos. Quindi Diabolos è veramente un problema nel mirror match, è incredibile. E questi 3.000 penso che entreranno. Adesso Però fa. adesso Always Chain devo tenerlo perché sennò non mi fa attivare gli effetti dopo. No, 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 È no. perché. Porca miseria. Volevi? Volevo, sì.
Speravo non ce l'avessi. Allora attivo un altro po' di carte, no? Sì, già che ci siamo, dai, giù tutto. Ah, la vedo poi... dura, la vedo dura. Uno a uno siamo, ma qua è da, pende dalla tua parte. Amico, ho finito questa. E... catena 4, catena 5, catena 6, quante ne metti? Ci arriviamo, questa. Ok. Bellissimo. Comunque, per voi che la state guardando da YouTube questo duello, se volete vedere tutto il duello integrale, passate da Twitch. Bello, mi è pulito il terreno. Ma sai che almeno mi rimane Diabolos. Ho pulito anche il mio in realtà, quindi. Almeno mi rimane Diabolos, ecco. Quella è l'unica cosa che può aiutarmi. Per i life points, ok, però per le carte secondo me sei in vantaggio decisamente. 2000, adesso facciamo un bel Boresworld. E adesso io mi preoccupo tantissimo di Veiler. Vabbè, GG. Mi sa che è GG. Sì, per forza, doppio attacco. Boresworld è cioè, per me sì, è una delle carte più. Va bene, GG, però dai, ci sta. Sono contento di averne vinto uno. È stata combattuta almeno. Sì, no, è stata bella. Quindi è stato bello combattuto, divertente. Spero sia piaciuto anche a voi in live. E ringrazio i miei per aver spiegato la lista e aver duellato. Grazie a te per avermi ospitato in live. Ciao a tutti.